Mister Simone Di Santo, la Dinamo Rocca Spinalvetti ha aperto il girone B di prima categoria con un netto 5-1. Com'è stato questo esordio in campionato? Beh, l'esordio è stato buono, era importante partire bene dopo la Coppa Abruzzo che diciamo, per noi non era un obiettivo e visto che durante la preparazione ho fatto una sola amichevole con Vasto Marina, quindi categorie differenti, io l'ho usato più per conoscere tutti i ragazzi che la società mi aveva messo a disposizione, quindi sia alla partita d'andata che al ritorno ho fatto giocare tutti in modo da avere un'idea precisa delle caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione. Nel ritorno ci ho messo anche del mio nel metterli in difficoltà, ma di proposito per vedere alcune cose. Quindi, sai, perdere non piace mai a nessuno, quindi poi se si partiva anche con un risultato non buono dentro casa, sai, si fa subito gli animi a scendere un po', come invece quando si vince va bene, anche se, ripeto, il risultato, come ti dicevo prima, fuori onda, non è che è bugiardo, però non deve ingannare perché secondo me Draghi San Luca è una buona squadra, gioca bene, non butta mai via la palla. Poi sì, forse fuori casa peccano un po' di esperienza, vengono da una neopromossa, quindi deve ancora ambientarsi nella prima. Però per noi era buono partire bene, anche perché subito dopo abbiamo il derby, quindi partire con una vittoria è importante. A proposito di derby, è proprio la settimana clou dell'andata, poi ci sarà anche quella del ritorno. Si parla sempre tanto di derby roccolano per chi vive il calcio dilettantistico, ma viverlo da dentro, che cosa significa per voi della Dinamo? Ma guarda, io in questi 2 mesi che sono stato lì abbiamo dividiamo anche il campo con il Rocca Spinalvedi, tra i ragazzi vedo comunque un'area normale, distesa, come deve essere, insomma, un paese di poco più di 1.000 abitanti, si vedono sempre. Poi è normale che per me come mister i derby sono facili da preparare perché si preparano da soli, devo lavorare più sulla testa per che ci stanno emozioni da gestire, poi chi vince, lì ci stanno poi le battutine, eccetera. Mo vediamo questa settimana, la vivo un po' più intensamente insieme ai ragazzi, anche se non ti nego che come arrivi, come fai l'iscrizione, si pensa al derby, no? Quindi per me è anche buono farla subito, insomma, perché tutte e due le squadre hanno cambiato allenatore, quindi sia io che Mister Farina vogliamo metterci del nostro, quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti. E a questo punto, la seconda giornata di campionato, penso che nessuna delle due squadre sia al top della condizione e dei meccanismi nuovi da fare, quindi ce la giochiamo un po' più alla pari. Che in realtà invece stai conoscendo all'interno proprio questa della Dinamo Rocca Spinalvetti. Sono rimasto colpito in modo molto positivo dal grande gruppo che c'è. L'unione sia tra i ragazzi sia della società sono veramente un gruppo unito. Mi è capitato raramente di vedere da subito questo gruppo molto unito, anche dei ragazzi che non sono di Rocca, si sono integrati molto bene, ragazzi come Fiermonte, Villamagna, D'Alessandro che stanno lì forte, che stanno lì da 4-5 anni. Loro si frequentano anche al di fuori diciamo, l'ambiente calcistico, quindi mi ha colpito molto questa cosa, sono molto, veramente molto uniti. I derby ne saranno almeno due tra andata e ritorno, poi però ci sono anche tante altre giornate. Qual è l'obiettivo della Dinamo? Allora, la società come obiettivo mi ha dato una salvezza tranquilla, quindi cercare di non passare per i playout. Poi è inutile dire che il derby è uguale, cioè una partita come le altre, no, non è così. È uguale alle altre semplicemente per i punti che si mette in palio, quindi, però per il resto è una partita a sé. Da giocarla con attenzione, concentrati e non farsi prendere dalle emozioni, altrimenti poi andiamo incontro a brutte sorprese. Meno 3 al derbissimo di prima categoria, Rocca Spinalvetti Dinamo, siamo ancora sul fronte Dinamo,
Giuseppe Fiermonte, ultimi allenamenti, poi il derby ci sarà in campo, sarà solo la seconda giornata, ma quanto conterà vincere non solo per l'egemonia del paese, ma anche per il proseguo del campionato? È importantissimo, diciamo, soprattutto a livello mentale, perché comunque sì che siamo solo alla seconda giornata, però diciamo che si gioca molto sui nervi, su questo. Alla fine c'è sempre una bella rivalità sportiva, perché in campo tra di noi non è mai successo nulla, però i 3 punti pesano di più. È una partita molto importante, noi stiamo allenando bene e arriveremo pronti per questa battaglia domenica. Come vi vediamo seduti, lo siete anche in campo, centrali di difesa, uno dalla parte, uno dall'altra. Siete arrivati a Rocca Spinalvedi, Sponda Dinamo, nell'estate del 2018. Questa è la quinta stagione. Ogni anno le chiamate da altri club non mancano, ma perché Christopher D'Alessandro la scelta di continuare sempre con la Dinamo? Beh, guarda, la prima cosa che mi viene da dire è il gruppo. E poi abbiamo un trattamento speciale soprattutto dal presidente Trofino e il nostro capitano Giacomo Piccirilli che ci hanno sempre portato, sai, come si dice, come una sposa e quindi siamo rimasti lì sia, ti ripeto, sia per il gruppo che per queste due persone veramente fantastiche, sia in campo che fuori dal campo. E poi certo si spera che quest'anno non finisca come l'anno scorso, ma cercheremo un po' di alzare l'asticella. A proposito degli anni passati, Giuseppe, in campo avevate un compagno, Peppe Luciano, che per la categoria è conosciutissimo, ci ha avuto una brevissima parentesi a inizio stagione con la Virtus Cupello, poi la scelta di scendere in prima per motivi lavorativi, ma la grande sorpresa è che ve lo troverete da Avversario. avversario. Come sarà sfidato, visto che lo conosci, avendolo avuto compagno di squadra tante volte? Sì, Peppe per me è il giocatore più forte della prima categoria che c'è. Ci gioco insieme agli allievi della Bacica Lupo da tantissimo tempo, poi a Cupello, poi a Vassomarina, adesso da 4 anni alla Dinamo. È un fratello per me fuori dal campo, una bravissima persona che quando ha voglia veramente spacca le partite. Trovarlo come avversario è sempre brutto, però sono contento anche che comunque ha preso la categoria sua, perché alla fine potrebbe fare di più, ma a 27 anni comunque deve lavorare, quindi immagino che Cupello cominciò a essere un po' pesantino per lui, anche se voleva rimanere lì, però il lavoro purtroppo comanda, ma l'avversario vedremo chi sarà il più forte.